Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, eccoci qua. Oggi altro giro, altra corsa, altra partita importantissima ragazzi, ossia andiamo in quel di Frosinone, partita bella tosta, importantissima soprattutto per come sta andando il campionato in questo momento, perché le differenze dei punti sono poche, 1, 2, 3, 4, 5 punti massimo dal primo posto, quindi dobbiamo portare più punti possibili a casa in queste partite. Ma oggi affrontiamo un Frosinone che in casa all'andata ci ha umiliato, dobbiamo essere sinceri, un Benevento inesistente in quella partita, quindi oggi speriamo di vedere una squadra col fuoco agli occhi, perché comunque si vuole vendicare della partita precedente. Tornano in campo Letizia e la Padula, il primo giocherà, il secondo partirà dalla panchina. Il mister ripropone la stessa formazione con due attaccanti, con il ritorno di Letizia e di Ionita in campo. Glick ragazzi, per fortuna nulla di grave, quest'oggi sarà in campo, quindi siamo al completo. Io spero che questi ragazzi oggi veramente entrano col sangue agli occhi. Ci abbiamo l'opportunità di portare questi tre punti a casa e nulla, dobbiamo lottare. E noi ci vediamo a fine partita per fare le considerazioni finali, sperando positive, soprattutto per la rivalità tra le tifoserie che c'è quest'oggi. A dopo ragazzi. Eccoci qua ragazzi, allora partita terminata, sono tanto incazzato. Scusatemi la parola abbastanza colorita, ma purtroppo ragazzi dobbiamo essere obiettivi, una vergogna quest'oggi, cioè il mister per l'ennesima volta si dimostra non all'altezza a mio parere, l'ho difeso in alcune partite ma inizia a diventare veramente indifendibile, in quanto continua a mettere in campo una formazione non con cognizione di causa, con uno scopo tecnico, ma vinciamo la partita precedente con quella formazione? Riproponiamola. I due attaccanti? Riproponiamoli da due o tre partite. E alla fine quali sono stati i risultati? Cremonese, un pareggio dopo che abbiamo rischiato tanto, ma comunque perdiamo un punto e ci può andare pure bene. Con il Brescia prendiamo un punto comunque diretta concorrente e può andare anche bene nonostante abbiamo subito come la Cremonese. Con il Crotone vinciamo, straripiamo, ma parliamoci chiaro, sulla carta una squadra inferiore l'ha dimostrato anche in campo, quindi non è questo risultato inaspettato, nonostante la palla è sempre ronda, però non era un risultato inaspettato. Questa partita, dopo che tu all'andata perdi 4-0, una partita inguardabile, speri di andare lì con un esodo dei tifosi che comunque in questa situazione anche economica cercano di sostenere la squadra, nonostante in casa non la sostengono perché siamo sempre gli stessi, ne siamo pochi come si lamenta sempre il presidente, andiamo fuori casa per sostenere, anzi vanno perché io non sono potuto andare, fuori casa per sostenere la squadra, e che cos'è il risultato? Uno scempio, una vergogna in campo assurda. C'è un centrocampo totalmente distaccato dall'attacco, palla avanti e pedalare, il portiere che continua a fare il regista, Ionizza e Acambora che si devono andare a prendere la palla avanti al portiere con i difensori centrali che diventano terzini, i terzini che non vanno in avanti non si sa dove, e alla fine qual è il risultato? Palla al centrocampista, nessun movimento, palla avanti e pedalare, un Improta totalmente spesato. E questo da che cosa dipende? Da ciò che il mister fa durante la settimana, ragazzi. La società deve prendere una posizione, comunque io so che non la prenderà mai, non esonererà mai fine a fine campionato questo allenatore, in quanto sicuramente dirà mancano 8 giornate e mica possiamo fare cambiamenti. Ripeteranno le stesse parole, prestazione davvero poco soddisfacente, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, il ritiro sicuro non andranno perché poi vanno in ritiro, fanno le partite buone, il presidente o qualcun altro va e dice no, però noi vogliamo stare in ritiro perché facciamo risultati, e questa è la solita cosa che succede. Però poi quando hai gli scontri diretti dove devi guadagnare punti per un obiettivo stagionale, queste sono le prestazioni ragazzi. A Brescia, parliamoci chiaro, un punto d'oro lo dico anche io, però un punto di culo. C'è una situazione dove rimane in 10 con un giocatore che si fa cacciare perché non ha la testa, però alla fine porti il risultato a casa.
Quest'oggi penso che in campo non c'è stato nulla, poi me lo direte anche voi nei commenti, ditemi la vostra, ma io ho visto un gioco inesistente, poche idee, un Frosinone che gioca palla a terra e ci domina e noi che tiriamo la palla avanti sperando l'impossibile. Addirittura nel secondo tempo mettiamo tre attaccanti convinti di straripare e rimontare la partita su 2-0 in poco meno di 5 minuti. Vogliacco che fa il terzo autogol stagionale e questa è la situazione, raga. Questa era una partita importantissima per tenere il Frosinone lontani da noi e assicurarci almeno quel posizionamento in classifica per i playoff. E mentre non è così, un'altra partita inguardabile e quindi ora tocca mettere la testa bassa e pedalare, perché nella prossima il 2 avremo il Pisa. Ci sarà questo termine della pausa nazionale per riflettere e continuare ad allenarsi. Noi ci sentiremo dire che ora lavoreranno, che è stata una brutta prestazione, e così andiamo avanti fino alla fine stagione, sperando poi alla fine di almeno raggiungere un obiettivo playoff. Però sicuramente la società ha fatto scudo a inizio campionato, perché ha detto che vuole costruire qualcosa di lungo, un nuovo progetto. Non abbiamo la promozione al primo posto e ci può anche stare, però almeno a fare prestazioni decenti, ragazzi, cioè prestazioni decenti. Questo che abbiamo visto in campo è una decenza, zero idee a livello di gioco e alla fine, parlandoci diciamo guardandoci negli occhi attraverso lo schermo, le partite che abbiamo pareggiato con Cremonese e Brescia, perché comunque il giocatore di qualità ce l'hai, ti crea la giocata, l'opportunità e la butta dentro, perché altrimenti a livello di gioco non è che abbiamo espresso chissà che roba in quest'ultimo periodo. Però va bene così. Io vi dico la mia, veramente per me adesso basta, perché sosteniamo e non critichiamo e non facciamo, però le prestazioni sono sempre questo scempio che vediamo in campo. Poi ti dice culo che non la porti a casa, e poi chi gioca palla a terra e quella giornata gioca bene e ti mette con la testa sotto terra e portano loro a casa il risultato e tu muto, perché effettivamente in campo non ci sei proprio entrato. Quindi questa è la cattiveria che volevo vedere all'inizio di questi campioni, soprattutto, come ho detto prima, dato il 4-0, zero orgoglio. Un applauso ai tifosi, solo ai tifosi che sono andati a sostenere questi ragazzi per rappresentare la nostra città, e nulla. Altra delusione amara, ragazzi. Ora vediamo la società che cosa vergognosa dirà, perché sicuramente non verrà preso nessun provvedimento, niente di niente, e diranno adesso lavoreremo per il Pisa. Fateci sapere la vostra nei commenti. Un babbasone a tutti, raga, e con la pioggia e con il vento sempre forza Benevento.